un anno fa hanno tagliato il lucchetto lì e hanno completamente svuotato questa rastrelliera, ho portato via 40 kg, ho portato via. Meno male che le abbiamo giù in cantina degli altri in scorta, le abbiamo riempite, adesso controlliamo che abbiamo saldato perché praticamente poi vanno a finire che li vendono nei mercatini, sui mercatini ci sono in giro. Qui entriamo nella cappella, che abbiamo già detto, cappella del 1200, rifatta nel 1600, lo stile barocco spagnolo. La bellezza dell'affresco, che è uno dei capolavori del barocco veneto, se avete notato appunto i quattro pennacchi sono staccati in cartongesso in modo che guardando su sembra di vedere una cupola, invece il soffitto è completamente piatto dal senso della prospettiva. Ah, lei che lo sa, i quattro pennacchi mi pare che siano quattro santi. Sì, uno è San Sebastiano, che sarebbe questo dell'angolino qua, ma gli altri sono quattro santi che martiri, perché hanno tutti la palma del martirio. Questo però non siamo riusciti a beccare, e anche adesso tante persone, anche sono venuto recentemente un professoressa a studiare e dice che purtroppo non si sa chi sono gli altri, perché io ho la fonte solita che è Wiki, dice che uno è San Bernardino, sì, l'altro è la Madonna. Assolutamente falso. Sembra che ci sono i cartoni, mi sembra un cartone in Inghilterra, uno non so dov'è. Sono in Romagna forse e sono sparsi, e per